2 marzo, continuiamo questa breve parentesi nella nostra rubrica Il Santo del Giorno per spiegare i pilastri della Quaresima, che poi sono state le strade che i santi hanno percorso per poter arrivare al cielo. E allora oggi, 2 marzo, parliamo della preghiera, quindi preghiera, digiuno e dell'elemosina. Oggi parliamo della preghiera. Che cos'è la preghiera? La preghiera è un dialogo intimo tra l'anima e Dio. L'anima tratta con Dio amichevolmente. Questa è la definizione che Santa Teresa d'Avila, maestra di preghiera, maestra della preghiera, dà della preghiera, cioè un dialogo tra la persona creata, tra la creatura e il creatore, e un dialogo che coinvolge l'intimità della creatura e del creatore, e un dialogo dalla creatura con Dio, dal quale l'uomo, la donna sa di essere amati. Cioè noi sappiamo di essere amati da Dio e ci rivolgiamo a Lui sapendo di essere amati. In certo senso, la preghiera presuppone la fede. Perché presuppone la fede? Perché chi si accosta a Dio, dice la lettera agli Ebrei, deve sapere che Lui esiste e che ricompensa i buoni. Deve credere che Lui esiste e che ama tutti gli uomini e benedice, i buoni, benedice coloro che lo cercano. La Sapienza nel libro dei Proverbi dice: io amo coloro che mi amano e coloro che mi cercano mi troveranno. Quindi Dio corrisponde all'amore dell'uomo, che poi l'amore dell'uomo è sempre una risposta a sua volta all'amore di Dio che ama sempre per primo. Egli ci ha amato per primo, dice San Giovanni, ma lo dice anche San Paolo, lo dice il Vangelo, lo dice tutta la Scrittura. E quindi è questo dialogo amorevole, questo colloquio amorevole. Naturalmente, come crescere nella preghiera durante la Quaresima? Innanzitutto esplorando più tipi di preghiera. Quindi, durante la Quaresima, per dire, noi dovremmo essere capaci di dare qualcosa in più. Quindi chi non va tutti i giorni a messa potrebbe andare tutti i giorni a messa, chi non dice tutti i giorni il rosario potrebbe dire tutti i giorni il rosario, chi non dice tutti i giorni la coroncina della Divina Misericordia potrebbe aggiungere al suo carniere di preghiere la coroncina della Divina Misericordia, ma anche imparare altre forme di preghiera durante la Quaresima, esplorare altre devozioni. Per esempio, la preghiera della liturgia delle ore, le lodi, i vespri, l'ufficio, l'ora media, la compieta. Tutti questi nomi dovrebbero essere familiari a noi, ma molti laici al giorno d'oggi, grazie a Dio, pregano la liturgia delle ore. Una volta erano solo i sacerdoti perché il breviario era in latino. Adesso il breviario è in italiano, nelle lingue nazionali, per cui si possono pregare le ore del breviario, gustare i salmi in tutta la loro ricchezza, questa preghiera dell'antico Israele che è diventata anche la preghiera della Chiesa, il nuovo Israele. Ecco, l'antica Chiesa, l'antica assemblea radunata dalla parola, la Kahal, come si dice in ebraico, cioè la sacra convocazione, che poi è diventata la Chiesa di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. E poi pregare di più come tempo. Ecco, il gusto della preghiera non dipende da noi, la qualità della preghiera non dipende da noi dipende il tempo che noi possiamo dare alla preghiera. Ma se noi vogliamo pregare meglio, come ci dice la Madonna a Medjugorje, dobbiamo pregare di più, perché a pregare si impara pregando. Così come mangiando, mangiando viene l'appetito, così pregando, pregando uno trova gusto nella preghiera. Il punto di arrivo, la meta della preghiera, dei cristiani dovrebbe essere
la gioia, cioè trovare gioia nella preghiera, gioia grande nella preghiera. Certo, i primi tempi può essere anche faticoso pregare, ma poi c'è un momento in cui uno trova gioia nella preghiera, quindi rifugio da tutte le amarezze che la vita di creature ci riserva. La testimonianza cristiana è proprio la nostra fragilità umana. Quindi la preghiera, primo pilastro attraverso cui costruire il nostro edificio spirituale di conversione nella Quaresima.